Benvenuti a Tubaro News. Non sono, come avrete capito, Paolo VII. Insomma, lo reputo incompetente e con la produzione abbiamo deciso di scartarlo. Stasera abbiamo un altro ospite per un ennesimo prodotto estro. Abbiamo Francesco che ci parlerà di un sapone, di altre cose. Dai, passo la linea a me stesso e ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo per le conclusioni finali. Leggo. A dopo. Sua tradizionale, rasoio, aggressivo, non aggressivo, alla netta, taglia, non taglia. Questi 5 minuti, il pennello, backbone, fancazzisti sta gente. Ok, dai. Aspettiamo che arriva Angelina, questo, questa intervista. Angelina, ciao ragazzi, ciao, scusate, sono arrivato un po' tardi, grazie della linea dello studio. Comunque, siamo qua con chi? Ah, con un amico di lunghe ore. Lunghe ore, bravo. Ciao a tutti. Lunghe ore. Ciao a tutti. Allora, innanzitutto, vabbè, niente premessa, per chi non lo conoscesse, vedete che c'è il nome Il Bravo, Il Bravo. Poi chiederemo notizie del perché Il Bravo. Comunque abbiamo Francesco, si può dire il cognome? Sì, lo diciamo. Sì. L'ho. Francesco, ma che era Penelungo? No, Penelungo non si può dire. Francesco Castiglione. Presente. Ok, presente. Allora, con Francesco cosa facciamo? Cominciamo con le classiche domandine o partiamo via subito col tuo preferito? Partiamo, chi è Francesco? Come preferisci, tanto comunque dopo faccio io il montaggio, sono io che taglio, faccio e dico, quindi Allora, quindi avete capito chi è Francesco? Chi è Francesco? dei titoli alla fine. Ecco, lui, quello che noi ormai della redazione chiamiamo Belli Capelli, no? Perché è l'unico pelato. Cioè, mentre in tutti i gruppi c'è la moda dei pelati, noi abbiamo un pelato solo Io e in realtà ho la fronte molto, 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 molto alta. Non è pelato. È una alta. cosa molto, 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 molto alta. Ma tu lo sai che io dico una piccola cosa, poi rubo un po' di minutini, ma poi tanto li tagli, quindi chi se ne frega. Io sapevo che, anzi taglia, io sapevo che quando uno è stempiato è perché pensa molto. Quando uno invece è in piazza è perché scopa molto. Tu pensi di scopare molto invece, Sono perché una proprio piazza enorme. che è proprio il Una lampadario bello. No, niente, dai ragazzi, a parte gli scherzi, lo prendo in giro perché me lo posso permettere. No, non è vero, ma perché tutto quello che voi vedete su Tubero News e non solo è merito di quell'uomo qua. colpa mia. L'uomo qua, non quell'altro che mi sta sulle palle a me, che adesso l'hai messo qua. E sai che c'è una litigata in corso tra la redazione e me, perché vogliono. Ci sono gli avvocati, vabbè, lo salutiamo, Ecco, lo quindi lo leviamo. Quindi Francesco è veramente, adesso lo racconta lui perché io ho la gola secca. Francesco è un professionista, mentre io sono un semplice cazzone che mi diverto a rompere le scatole. Francesco è veramente un professionista, come lo è anche l'altro nostro amico Eugenio, che fa parte della redazione, Il Donato, regista. che è Il il regista ufficiale. Donato no, perché Donato, dov'è Donato? Donato si trova? l'hanno è ancora lì a Lampedusa, a Linosa, l'hanno al centro accoglienza, Le ultime, sì. l'hanno
mandato. Le notizie le davano in partenza, forse col gommone. Hanno rimpatriato. L'ultima news l'hanno rimpatriato. Poi non lo so se è riuscito a scappare. Ah. Oh, okay. Ma il bonifico a te è arrivato? No, no, no. E siamo in due. No. Aia. No. Aia. Zero. Io già lo dissi, prevedo sciopero. Sì, sì. Però. Tra l'altro, qui siamo professionisti, quindi noi lavoriamo. Lui. Ma anche tu. Sì, hai voglia. Vabbè, insomma, dai, parla un po' tu. Chi è Francesco? Dai, chi è Francesco? Ah, chi è Francesco? Sono un fotografo, 51 anni, da una vita, faccio questo lavoro, faccio video, basta, mi diverto, basta. Poi il resto, parlo poco, scrivo tanto e faccio fotografie, faccio parlare le immagini. Ma voglio dire, ma le fotografie penso che hai iniziato un po' come tutti, facendo matrimoni. Sì. Facendo... Sì. Perché? Ma c'è ancora chi campa di matrimoni, voglio dire? Adesso io, con tutti i divorzi, guarda, che ci sono, la gente ancora al matrimonio. Guarda, ho iniziato con i matrimoni perché si mangia gratis. si mangia bene, è l'unica professione che ti fa uscire il sabato, mangi, ti sfondi e ti pagano pure. Quindi potevo scegliere un'altra professione. Poi l'età avanza, comincia qualche problemino e quindi non puoi più mangiare tanto e non fai più matrimoni, no? E fai altro. Però, infatti non ti vedo dentro, pensavo, sai, che il Covid avesse invece... Tu ti sei portato avanti prima? Hai voglia. Mi raccontava un mio amico, che non è più stato amico, dopo che mi è arrivata la fattura, non è più stato amico, ma che praticamente i fotografi, in realtà, sapendo le date dei matrimoni, già si preparano prima. Cioè ma vanno 3-4 giorni prima, non mangiano. Quindi risparmi perché non hai spese a casa. Sei sposato, fidanzato, sei con mamma, sei da solo, quindi una settimana di risparmi, e in più il sabato vai, ti pagano e mangi. Oh, però. Perfetto. Mi sa che mo cambio lavoro, che dici? È una professione perfetta. Magari ci provo pure. No, vabbè, manco le digitali che fanno tutte loro sono usate, di te. Quindi, si impara. Beh, adesso è facile però fare il fotografo. Rispetto, no, sai. Ecco, questa per esempio è una cosa che io potrei ammazzarti. Cioè, tu dici a un fotografo, oggi è facile fare le fotografie, io potrei anche ucciderti. Era amici, no? È una cosa... Cioè, sì. No, va bene. Adesso torniamo seri un attimo. Cosa ha portato? La tecnologia ha portato tutti a fare fotografie, il telefonino, la fotocamera o quello che si vuole, insomma, no? È diventato forse più facile. Una volta, mi ricordo, avevi 24 fotografie, facevi un rullino e mezzo in vacanza, stando attento. Adesso praticamente si fotografa anche la fetta di salame quando uno la taglia, per dire. Quindi, Però io scherzo, in realtà... Io sono contento del digitale, sono contento dell'evoluzione. Anche, vedi quante condivisioni, no? Quante cose belle e cose brutte ci fanno vedere gli amici, che prima non vedevi. Vogliamo parlare di software, per esempio, okay. nel nostro forte interesse. Noi abbiamo un forte interesse, no? Per la salutare. Un forte interesse. Sì. Ti sei preparato? Eh sì, così è il plato. Facciamo Africa, la bassa Europa. Vabbè, ma allora dai, cominciamo come facciamo sempre con i nostri amici. Allora, prima di raccontare un po' della tua storia della rasatura, perché so che comunque sei un esperto di un certo tipo di rasatura, ma il prodotto Estro con cui ti abbiamo un po'
pensiamo, almeno penso io, per le tue origini poi, tra l'altro, tu sei del Trentino Alto Adige, mi pare, originario, no? Sud Tirol. Ah, Sud Tirol. Eri proprio lì. Quindi è il classico, la tua profumazione è... Passo Tirolo, sì, Passo Tirolo. Ah, ok. Quindi immagino la tua profumazione è una profumazione proprio erbacea, pinosa... Tipica di quelle zone, Positano. Quindi, Positano. Positano chi lo fa estro? Sì, ma mica da prodotto... Insomma, è uno dei primi... Da anni! È uno dei primi che ha donato Ciniello a prodotto. Io mi ricordo, io ho iniziato presto a radermi con il DE. In effetti mi trovi soltanto, ammetto di avere delle lacune. Io conosco qualcosina delle produzioni estro, su Positano ho delle lacune. Non mi ricordo. Dovrebbe essere forse una delle prime che lui ha fatto. Io almeno ho iniziato nell'86 a radere, ne avevo 16 anni. E con Positano ho iniziato. Però la versione in tubo, che ancora oggi uso quando sono in viaggio, è comodissimo, comodissima la versione in tubo. A casa uso la botola. Non mai... Sì. In tubo. Guarda, io ho la versione, quella là, in ciotola. Poi, insomma, poi d'estate. Guarda, è Positano. Io tutto l'anno lo uso, proprio d'estate, guarda, solo lui. E tu di cosa sa Positano? Perché adesso c'ho un dubbio, perché mi guarda, non ho un gran naso io, non sono molto bravo a sentire le fragranze, però leggerissima, i fichi, ma nota molto, 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 molto bassa. Io ci sento molto mentolo, ma vabbè, dai, comunque. Vabbè. Insomma, io nell'86 avevo... 80... fidati, 86, fidati. Vabbè, comunque, allora, torniamo a noi. Una domandina... Perché poi gli amici fanno sempre delle domande, io non capisco, le fanno sempre in privato, o a Gian Giacomo, o a Settimo, o al boss direttamente, basta che le scrivete qua, dove ci sono i pollici in giù che a noi piacciono? Ah sì, tanti, tanto. Piacciono, sì, sì. No? E infatti non vi nego che il video che prenderà più pollici verso il basso, l'ospite avrà una settimana di ferie pagata all'inuso. Compositano. Compositano. Lo diciamo Compositano verde, però ti devo dire la verità. Io verde mi ricordo tante fragranze, mi ricordo Arzachena, ma Positano verde. Insomma, il figo non è verde. Sai, io ho cominciato mezz'ora fa. Però il figo è verde. Verde il fico? Certo. Ah. No? Quando lo apri? Quando lo apri che c'entra? Un'altra cosa. Non bisogna aprirlo. No. Cioè, tu no. Noi non apriamo. Che te una cazzata tagliala. Allora, torniamo a noi. Con cosa tirate Francesco? Io die. Quelli... Allora, mi piacciono molto i moderni. Da poco, seppur io insomma, ho 35 anni, 36 anni. Piccolo fuori onda, dai amore, saluta Francesco. Ma questo non è un fuori onda. Questo è un... Noi amiamo gli animali, lo lasciamo, non è un fuori onda. No, dai, era il mio patatone che è venuto. Va bene, dicevo, mi piacciono quelli... molto. Allora, io adesso da poco, anche se insomma sono decenni che mi rado così, da poco ho scoperto anche i rasoi in acciaio, i rasoi in alluminio, quindi i rasoi moderni, e non ti nascondo che mi piacciono tantissimo. Ho usato tutto, quasi tutto, e di vecchio, d'epoca,
vecchio, vecchio, rasoi vecchio, d'epoca, 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 d'epoca. Cioè vuoi dire quelli proprio vetusti? Vetusti, bravo, vetusti. Voglio vedere che dice. solo un Gillette, un tech ballendo, mi trovo benissimo. Ce l'ho anch'io. Gattino. No, non posso dirne quanto, ma ne ho uno e basta. Io grazie a Sergio Binetti, ti ricordi Sergio Binetti? Mi ha regalato un'amicizia, voglio dire. Altro, per concludere le annate del test, perché il test comunque venne fuori nelle annate, quindi mi sono preso vari, alcuni me li ha regalati, altri non li rimando più, quindi troppo, va bene? Troppo delicatini i gilet. Bravo, bravo. E mi sono innamorato di sti rasoi vecchi, giovani, giovani come Donato. Ecco, bravo. Meno. Eh? E poi vediamo che diciamo. Esatto. Noi misuriamo le ere in cinielli. In cinielli. Cinillo, no? Una volta ti ricordi che, cioè, io mi ricordo che poi è l'unico frammento, credo, di unità nazionale, il sussidiario. Cioè, col sussidiario ci siamo cresciuti. Cioè, un libro che andava dalla prima elementare alla quinta liceo, forse, sì, è vero, il sussidiario. Vabbè, c'erano le mani dove i fiumi navigano, cioè i fiumi italiani sono tutti navigabili. È vero, verissimo. Diario era così, no? Dove il porto è operoso per definizione. Esatto. Il porto, e mi ricordo che c'erano le ere, cioè il neozoico, il paleolitico, il giurassico, noi abbiamo il cinellico. Cioè c'è un'altra... Stiamo vivendo l'era cinellica. Noi c'è cinello, poi magari qualcuno sta pure sulle palle, però noi... Che te prego. Finché non ci paga va bene, quando ci pagherà cominceranno i problemi. Ma siccome non ci paga, sta pure a noi sulle palle, no? Finché non ci paga possiamo dire quello che vogliamo, fa pubblicità. Guarda che ti ho trovato. Cioè, oh, vabbè, chi lo sa, lo sa. Chi lo sa. Questo è una scatola. Sì, questo qua è freddo. È freddo. È blu. Doveva essere blu. Giusto. In realtà è venuta male. Perché sa di melanzana e non si poteva per copyright rubare le melanzane all'amico Bruno, sai che Bruno... Ah, certo, lo so. A lui... C'è il cane che sta a cercare Positano. Anche lui è convinto. Marsi, vieni qua. Poi gliene mando un po'. Allora ho trovato freddo. E sa di... Freddo. Fa freddo proprio, peggio del clima. Questa è la beta, giusto? È la beta? Sì, è la beta del 1971. Esatto, la migliore. Cioè, proprio, credo che non è morto anche quello che l'aveva forse pensata, neanche prodotta. è una reliquia, è un ossario quasi. E niente, insomma, l'abbiamo percolato un po' troppo adesso, dai. Quindi... io non so se ce l'hai, ma facciamo vedere sto Positano, se no mi tocca andare a pigliarlo. Allora ce l'ho, ma non ce l'ho qui. Ce l'ho di là, però giuro che ce l'ho. No, ma tanto, ma non c'è problema. Tanto non abbiamo detto che sa di abbiamo detto che sa di lavanda e prezzemolo, giusto? Sì, no, torniamo un attimo seri, veramente parliamo di Positano, giusto due minuti, è stata la... Positano, dai, Positano l'abbiamo perculato, Positano è il tuo fiore all'occhiello, si può dire. Sì, io posso, cioè è l'unico sapone che non deve mai mancare, non solo il sapone, anche gli after, io, mio compagno soprattutto, li usa anche per profumo d'ambiente, quindi sia a casa che in studio. Cioè proprio... A 360 gradi Positano, cioè. Assolutamente pazzi di Positano. Io, è stato il primo sapone extra che ho provato, me ne sono innamorato. Sarà forse anche perché mi riporta, no, qua alle mie terre, però okay. buono. Veramente apprezzo anche altri. Ti dico, sai che
Con Positano ho sentito un nostro amico in comune, lui, vabbè, a parte gli scherzi, prima abbiamo detto Trentino, Sud Tirolo, ma tu sei originario di una città bellissima, secondo me, che è appunto Napoli. Napoli. Ok. Vivo a Roma da quasi 10 anni, però... Ok, sei un romano d'adozione, via. Sono un napoletano di Roma, dai. Ecco. E non so che venga fuori, probabilmente vengono fuori i fotografi, sì. Quando di Napoli come sentano fotografi. Due città bellissime che amo, sia Roma che Napoli. Quindi, e mi diceva appunto che girando, che tra l'altro Rocco è andato questa settimana per... Facciamo gli auguri a Rocco perché ha fatto 10 anni di matrimonio, noi gli amici li buttiamo dentro anche quando non servono, comunque 10 anni di matrimonio, l'ha festeggiata a Positano. Ma io ho fatto io le foto al matrimonio, però. Mm? Non sono stato io il suo fotografo. Ah, sì? No. Vabbè. E niente, e mi dicevano che veramente girando per i vicoli di Positano, la fragranza comunque di fico, veramente la si sente in maniera... io non ci sono mai andato. Ho girato tanto l'Italia, ma a Positano, o per lavoro, per... Ci devi diciamo, andare. Devo andare. Devo andare, aspetto che mi inviti. Oppure puoi supplire con annusi di continuo, però non è la stessa cosa, no? Ah beh, si potrebbe... Però preferisco andare, guarda. Eh sì. Nameretta. E poi niente, tocchi anche al tuo compagno. Perché noi parliamo anche delle vite familiari, però alla fine sono loro che ci sopportano. Lui ha un figlio bellissimo che non sembra neanche suo. Io ho avuto la fortuna di vederlo in settimana in una videochiamata, è un ragazzo veramente dolcissimo, bellissimo. Dicevo, anche la tua compagna fa il tuo lavoro, cioè si occupa... Il suo è ancora più importante, lei è un direttore creativo, una designer, quindi... Cioè, lei è il cervello, tu sei manco il manico, cioè sei proprio... Lei è la creativa. E tu vuoi, come vuoi dire. Io sono il... Raccontiamo, tanto abbiamo un attimino ancora, gli raccontiamo come è nata poi la nostra, cioè come ci siamo conosciuti noi. Io me lo ricordo. Ma sai che io non lo ricordo? Cioè io mi sono... Allora, noi ci siamo conosciuti perché, ti sei fermato, c'hai cioè la connessione del merda, va bene, ritorniamo alla Cancelli qui e poi dopo vediamo. Noi ci siamo conosciuti perché... C'era il famoso compleanno di Donato, dove tutti gli anni lui regala, diciamo, il 50%, e io assieme a, inizialmente da solo, ma poi dopo si è creata subito un'amicizia assieme a te e Carlo Alberto, su Telegram soprattutto abbiamo cercato di, voglio dire, tenere un po' viva la giornata. C'era il famoso codice sconto, i furbetti sì, i furbetti no, e lì nacque quella cosa. Se non che l'indomani mattina, era un lunedì, ci siamo sentiti alle 7:30, credo, no? E io subito gli ho rotto le scatole, tu mi devi fare una cosa che c'è in testa, perché devi fare... E da lì nacque... Però c'è anche dell'altro, oltre al fatto che insomma su Telegram abbiamo poi creato quello che abbiamo creato, io facevo le... no? Mandavo sempre... Un po' cazzato, vero, andavo vero, con vero. Donna, no, con Papa, eccetera. Insomma, di vero, vero, il citofono di Paolo. Stai... No, dimmi. No, da lì poi, insomma, sai. Sì, da lì partì forse. Partì un po' la nostra amicizia, cioè la nostra conoscenza, diciamo. Poi quando nacque l'idea. Inizialmente, prima ancora di questo programma, io dovevo andare a Roma, volevo fare qualcosina di particolare. E, chi mi conosce sa che non mi piace fare le live, non mi piace stare sul video. Mi buttai dentro in quella cosa, un po' convinto da il mio patatino, da Donato, e vabbè, dissi, lo facciamo. E tirai in ballo subito Francesco, perché senza veramente le sue bravure, le sue... Insomma, anche la rottura delle palle che si piglia tutte le settimane, dove montare 300.000 errori miei. Insomma, ragazzi, dovrebbe durare 12 minuti
cioè io l'ho fatto durare 4 ore. Però fu divertente perché era la serata, insomma, dove si presentava Pirati 3, che purtroppo io non ero impegnato, insomma, per lavoro. Ecco, la nostra amicizia, conoscenza è nata lì. Tanto, sì, lì, quindi insomma io avevo già impegni, però ci siamo divertiti, è nata sta cosa di ci creiamo un qualcosa... di continuo, duraturo. Sì, mi sono inventato poi insieme a Eugenio, ovviamente, che è un grandissimo professionista, abbiamo creato insomma questi video, no? Le anteprime, meno 3, meno 2, meno 1, insomma sui pirati. E io un po' nell'ombra, poi per forza di... Il bravo. Ma perché il bravo? Perché sei bravo. Io sono bravo, punto. Perché sono bravo. Perché ragazzuoli, adesso voi vedete... Sono bravo, io sono il bravo. Il bravo, giusto. Il. E voi vedete soltanto una piccola parte di quello che veramente si cela dietro a quello che noi combiniamo. Perché tutta settimana ci sentiamo, credo, 2 volte al giorno e cominciano le idee, nascono le cose. Cerchiamo di coinvolgere altri amici che anche loro sono presi un po', sai, non sanno ancora quando, come facciamo. Come... E poi lui crea la magia praticamente che riesce a fare, perché non è facile. Voglio dire, voi adesso vedete uno sfondo così, tra un po' ci sarà un'altra cosa, poi ce n'è un'altra, poi io divento più bravo, la mia voce si sente meglio, i miei occhi sono veramente così, però non li ho mai modificati, quindi l'unica cosa che ho, i capelli sono i miei, io non faccio trapianti, i capelli sono i miei, 40 anni, non, 41 anni, non ne ho ancora uno bianco, quindi papà segna bene. Manco io bianchi, a 50. Anche te, non si vedono. Non si vedono, ci crediamo. E quindi veramente, se tante persone devo dire grazie per questo lavoro, è un grazie particolare a Francesco, perché sta sempre un passo indietro a tutti, è quello forse meno conosciuto, diciamo, della cosa, ma è forse quello che lavora più di tutti. Cioè, è comunque la mia indole. È quello che guadagno anche meno di tutti, perché poi alla fine... Cioè, per il momento veramente non guadagniamo un cazzo nessuno, comunque. Bonifico è caro. Sciopero. Ragazzi, io sono con voi, anche se prendo 2 stipendi, sai, come Paolo VII e Gian Giacomo, però sciopero. Devo dire una cosa sola, che per chi comunque non lo conosce, lui è il famoso Francesco dei gruppi Telegram. Cioè, ci sono 10 gruppi, 9 sono o suoi, o è amministratore, o è manager. Mi diverto, cioè, su Telegram mi diverto. Lui ha creato i famosi bot, che io pensavo che fossero le botte, o invece è lui. E abbiamo tanti amici, tanti bei personaggi anche là, sul mondo Telegram. Adesso me ne vengono in mente un paio che non piano posso... piano poi li porteremo in onda, ovviamente con un preavviso, portiamo in onda una cosina che mi chiedono sempre, cioè non c'è un video che non mi arriva il messaggio: ma chi ha inventato i sottopancia? È stato lui. I sottopancia cosa sono? Sono le famose notizie, diciamo, che vedrete adesso scorrere, adesso non ci sono, ma dopo lo fa lui, vedrete scorrere durante il telegiornale, cioè il telegiornale, non si può dire, dai, durante, insomma, sta cazzata. È un approfondimento il nostro. Ecco, vedete è tutto farina del suo sacco, però... anche le cose, cioè, cattive sono tutte farina del suo sacco. L'idea della pancia è mia, la realizzazione è mia, la... Le notizie sono frutto di una redazione. Sono la redazione decide quando si sveglia Eugenio intorno alle 6 di sera. Sì, no, abbiamo 20 minuti per... Primissimo mattino Eugenio alle 18:30. Tiriamo fuori. Se ti va bene. Sì. Donato a volte chiama senza neanche saper di chiamare. È come oggi.
più che altro lo chiamiamo, lui non risponde, più che altro, vero? Sì, no, bene, poi viene... una cosa, signori, stiamo cercando di fare una colletta benefica, perché purtroppo siamo nel 2020, c'è gente che purtroppo lavorativamente lavora anche, ma Gesù Cristo l'ha dotata di un cervello, insomma, di dimensioni poco appassite. Mi sono frenato. No, stiamo cercando di raccogliere 10 centesimi a visualizzazione. Se qualcuno vuole donare, facciamo un pacchetto donato, perché è l'unico che paga ancora 1500 lire in lire a scatto e ha giga al mese. Giga al mese. Cioè, se pensate che 20 minuti di ripresa saranno almeno 9 giga, cioè fate proprio il conto di quello che questo povero uomo... tra l'altra cosa che poi, ma stai a registrare tu, spero, perché io non ho schiacciato orecchie, non dobbiamo rifare da capo. Registra io, tranquillo. Prima di ringraziarti per essere stato con noi e per tutto quello che fai per me e per gli altri, hai avuto un nuovo, sai che ci sono state un po' di cose un po' così quando Rocco ha presentato Tabacco con poi i Sigari Cubani. Tu hai già avuto il campione, tanto questo non sarà in onda, quindi il nuovo campione di Tabacco l'hai già avuto? Assolutamente sì. Bella anche la confezione, un po' diversa. Come diversa? Ah, ma pure a te ti ha dato... Ma ovviamente Cignelli non lo capisco. Guarda che a me me ne è arrivato uno, aspetta. Mi è arrivato, anche a me così, uguale. E sa di cetriolo verde. Tabaccoso. Oh, stavolta Cignello ha sfondato, Cignello sfonda, Bravo. Non giga, ma sfonda proprio. Bravo, esatto. Franci, io ti ringrazio. Intanto noi ci sentiamo con calma. Come sempre, preferisco che saluti te, gli amici. Se avete qualsiasi domanda, curiosità, perché ce ne sono tantissime che potete chiedergli a Francesco su come, perché, quando, in che modo riesce a fare certe cose, voi buttatele sotto qua, sotto al video, se volete, se non volete. Sì, oppure su vari gruppi. Una cosa sola, che mi è arrivato un messaggio in diretta un attimo fa dal vecchio, dicendomi che... avremo a breve un video con Donato e molto probabilmente con Marco e Nicola Donghi. Ora, in quel video lì non vorrò fare io le domande, magari qualcuna. Se volete chiedere qualcosa a loro, scrivetelo qua sotto o in qualche post su Facebook, se lo presenterà magari Donato o Gian Giacomo Tagliamento, potete mandarmi anche le mail giangiacomotagliamento@gmail.com. tutto quello che mi dite nella nominato, perché giustamente uno non vuole apparire, io leggerò le domande senza dire ovviamente chi me le ha poste, e ho saputo che i Donghi tranquillamente mi risponderanno a tutto quello che chiedo, nel limite ovviamente del decoro, perché non ci dimentichiamo che se abbiamo anche tanti prodotti in Italia, anche grazie a loro, poi la si può vedere in maniera diversa, ma nulla toglie a quello che fanno, che fanno lui, che fa Donato, che fa Michele, come tutti quelli che stiamo sentendo adesso. Quindi secondo me è giusto, e noi ci prendiamo in giro, ridiamo e scherziamo, ma dietro comunque c'è sempre un lavoro. Sì. Grazie a loro che esiste, no? È venuta di nuovo. Giusto. Ma io, uno può essere di un'altra politica o di un'altra bandiera, di un'altra cosa, però va rispettato il lavoro delle persone. Tante realtà e tutte contribuiscono. Perfetto. Quindi se volete partecipare con le domande, mettetele qua sotto. Se non volete, amen. Guardatevi il video, e se non volete neanche quello, non c'è nessun problema, lo guardiamo io e Francesco, che a noi va bene uguale. Assolutamente. E dai, adesso lascio a te la parola, saluta te. Allora, io saluto tutti, ovviamente, insomma, se volete fare qualche domanda
specifica, seria sulla fotografia o sui video, insomma, su come si fanno le foto dei SOT, no? Fatte bene. Magari qualche consiglio lo do volentieri, ok? Qualche consiglio. Vuoi ricordare al limite anche la tua mail? Dopo nelle descrizioni, magari la metti. Una descrizione, sì. Ma perché va di moda in America fotografare i funerali. Ultimamente spero che ne arrivino per qualcuno. E così magari, sai, un business diverso. Dopo i matrimoni. I funerali. Gli americani dopo il funerale fanno, sai, i rinfreschi. Gli americani sono avanti, quindi fanno cose che noi faremo tra 20 anni. Quindi... vabbè, questa parte fa cagare. No, questa la lasciamo. La lasciamo, facciamo 2 ore sto video. No, va bene. Ragazzi, è stato bello, ci vediamo alla prossima con un altro amico. E fra... Ti saluto anche. Va bene detto coso. Ma per oggi però toglimi da, dimmi la parola, guarda, dimmi te, io te lo faccio solo vedere, tu mi dici la parola che te viene in mente. Modernariato. No, vabbè, tutti. Grazie. Ciao. Eccoci rientrati in studio. Ovviamente ho ripreso il mio posto, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite e un altro amico. Buonasera. Ma io non ho mai fatto una crema in tubo. Fece Bianco Spinos e vede, ma... tenesse il barato di vetro, ma mistero della fede. E Sua Santità? Scusi, mi permetto da regista. Era Positano, non Felice Biancospino. Positano. Una cosa doveva fare, una. Ma io non ho mai fatto una crema in tubo. Fece Bianco Spinos e vede, ma tenesse il barato di vetro. Ma mistero della fede. Ciao Francesco, ci proviamo, eh? Papa 2, seconda. Papa 3. Papa 4, che Dio ce la mandi buona. Oh, e anche sta puntata ce la siamo alle palle. Io non so, tu hai mangiato. Guarda a mangiare. Eh? Tu hai mangiato? Hai cenato? Cosa? Hai cenato tu? No, tu hai girato. No, io non ho cenato ancora, quindi c'ho una fame terribile, una bestia. Rifacciamo una capo. Vada, tu mi autorizzi a dire nome e cognome, a dire a percularti per il video? Mi serve la tua autorizzazione? Assolutamente sì, cioè, autorizzi. Sì. Ok? Me coglioni. Lo faccio io, tra l'altro. Ma non c'hai dietro le mani un altro sapone che non è quello? Aspetta, vado a Pia Positano. È arrivato quello nuovo che sta facendo Cignello e tiri fuori, che cazzo ne so, un'altra roba tipo Prorato. No, no, ma ce l'ho, c'ho Tabac. Allora, vediamo col nuovo tabacco di... A destro, a te. Sai che, vabbè, questo non so come la mettiamo, comunque è buono Tabacco.
Oh, mi piace. È stato il primo quando io usavo solo Vitos. Il primo sapore nel 2008 è stato tabacco. Sì, però cioè, non può prendere il doppio di quello che prendo io per leggere due stupidate. Che? Ha studiato. Ma chi ha studiato? Vabbè. Infatti tu lo difendi, quindi vabbè. Lasciamo perdere. Vabbè. Sì? No, è inaudito, è una capra. Cioè, io mi chiedo dove ha studiato Gian Giacomo Tagliamento. Perché secondo me, in una vita precedente, prima di essere tuber, sicuramente era un pompista lugano. Perché è un incompetente. Ho parlato con la direzione, con la redazione. Già avevo il papero che fingeva, poi ci si è messo l'ognomo. Adesso ho notato che pure Gian Giacomo vuole prendere il mio posto, voglio dire, ho dato. Dottor Cignollo, lei è a Linosa o a Lampedusa. Qui le cose in studio non vanno bene. Ma non me ne frega una cipicchia di quello che. Sì. Va bene. Va bene. Ma per dindirindina, ma. Va bene. La saluto. Scusatemi, ma è una cosa proprio, eh? Eugenio, mi stupisco di te. Sì. Adirò per vie legali. Che? Allora, mandiamo a votazione? Allora, convochiamo il consiglio di amministrazione e andiamo a votazione. Volete Paolo VII o Gian Giacomo Tagliamento? Ma quale appassionato, ma quale appassionato? Appassionato, ma basta culo, ma non c'è sto cretino, appassionato, appassionato, ma è questo Paolo, basta culo.